Sono stati identificati i responsabili della rapina alla Todis avvenuta giovedì 22 agosto in Corso Mazzini a Vasto intorno alle 12.30. In quell'occasione due persone con volto travisato hanno minacciato con un taglierino e portato via parte dell'incasso del supermercato e poi sono fuggiti in sella ad uno scooter Aprilia Scarabeo, risultato rubato. Si tratta di due pregiudicati romani stanziati a Vasto presso una comunità. giudizi penali di polizia sono di origine romana ma ehm, stanziati su Vasso da diversi mesi perché collocati presso una comunità in regime uno di arresti domiciliari ed un altro in regime di eh, misure di sicurezza e di libertà vigilata. Uno dei due tra l'altro è stato arrestato la notte scorsa, due notti fa, da un equipaggio della Regionobile di Vasso perché eh, a luna di notte era uscito dalla comunità senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Che aveva disposto il provvedimento per cui è stato arrestato insieme ad altri due correi per il reato di evasione e quell'elemento poi ci ha uh, suffragato le nostre ipotesi investigative iniziali sulla ricostruzione del percorso e sul individuare uh, quella comunità come luogo di partenza uh, per l'effettuazione della rapina. Il bottino è di quasi 2.000 euro composto tra denaro e, contante e uh, buoni pasto uh, che non sono stati ritrovati molto probabilmente se ne saranno disfatti temendo la tracciabilità degli stessi. Fondamentale per rintracciarli la videosorveglianza? La videosorveglianza è sempre un elemento che può fare la differenza, eh, sia di quella pubblica che di quella privata. Um, ovviamente è un ausilio in più alle investigazioni che vanno però eh, incastrate con altri elementi di altra natura, dalle sommarie informazioni, attività di perquisizione ad attività di ricognizione. Un plauso alle forze dell'ordine è arrivato anche dal sindaco Francesco Menna che a riguardo ha affermato è doveroso esprimere gratitudine alle forze dell'ordine locali che hanno portato a termine un'operazione importante identificando i responsabili della rapina al Todis.